Pentola. Avevo dimenticato di far partire la Poco. registrazione. Pane Partita adesso, quindi. della scomenzita. Yes, poto, poto. Se Doni può anche udiri. Buon volo, attendi. Pardon, mi sono uscita per errore. E attenta al film. Ah, yes. Chi è Loni Diras Pentola? Oni povasti ripoto au caserolo, caserolo, Cazzarolo. caserolo. La parolaccia che dico sempre io, cazzarola. Caserolo. 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 Au poto. Yes. Do li metis la lignon sub la casserolo. Yes. Ciuli non povas usi la paraton? Qui vedete il verbo usi, che vuol dire ovviamente usare, e quindi adesso può usare l'attrezzo, diciamo. Yes, li povas usi la paraton. Non Yes. li povas usi. Ciu l'apparato non estas usebla? Vi ricordate il Yes. suffisso able vuol dire la possibilità di, quindi Usato. è usabile, poi è utilizzabile, diciamo. Yes, l'apparato estas usebla. Non estas usebla. Ciu Esperanto estas usebla en la tuta mondo? Compreneble, yes. Bene. Chi vi povas usi Esperanton? Oni povas usi Esperanton cie? Bone, che boneghe Anita! Brava! Mi Hai anticipato memoras. la risposta della domanda successiva. Ciu oni povas usi Esperanton cie? Yes. Chia homo estas Adamson? Adamson estas dica homo Ridinda, ridinda, ridinda ridinda. homo Yes. ridinda homo E yes. Mallerta. Malerta Giulia, Giulia, tutte le sai. homo. Basta. Sufficio, sufficio. Sufficio. Averto sur la benco, gi estas nove pentrita. Allora, averto ovviamente è un cartello di avvertimento sulla panchina. È stata appena ridipinta, quindi c'era scritto quindi vernice fresca, presumo. Quindi averto è appunto un avvertimento. Kion faras la signoro? La signoro Legas Yes, sfida è sulla benco. idas sulla banco, yes. Chi è l'isidas? Lisidas sulla banco. Kio estas sur la benco? Sulla banco estas papero, kai sulla papero estas scribite atentu. La benco estas jus Giusto, pentrita. giusto. È giù. La io con l'accento circonflesso si pronuncia je alla francese. Questa jus pentrita. Ora qui c'è una particolarità che vi voglio segnalare. Sulla papero estas scribite. Non è scritto sulla papero estas scribita. Allora, possiamo dire
E potremmo anche dire sulla papera questa scritta, eccetera. Però in questo caso, siccome c'è una frase scritta, potremmo dire è scritto, è con scrittura, è scritturamente, è scritturamente, Avverbiale. esatto, c'è un avverbio. Come dire che c'è una, a lettere particolari è scritto questo. Quindi non è semplicemente una scrittura. Ma c'è un avvertimento, quindi qualcosa che con scritta, con qualcosa, viene, recita in questa maniera. Attentu è una parola nuova, che vuol dire appunto attenzione, e attenzione nel senso fate attenzione, perché come vedete è un imperativo del verbo attenti, cioè fate attenzione, fare attenzione. E la benko estas ĵus pentrita, è stata appena dipinta. Vi ricordate il participio passato? Al passato è it, quindi cioè è stata appena stata dipinta. Ciù la signoro vidas la paperon? Nella signoro ne vidas la paperon. Kial estas la papero tie? La papero abertas la homoin sur gi estas averto. Quindi appunto insomma, la carta Estas. avverte le persone e su essa c'è un avvertimento. Ciù la signoro ekvidis la averton? Compreneble, Yes. ne? Line vidi ne? Equidi vuol dire appunto cominciare a vedere. Quindi diciamo, il Signore si è accorto, Ne. non se ne è accorto, quindi non ne equidis. Kion li faras? Li sedas sulla benco kai legas Yes, la gazeto. yes. La gazeton. Caseton, bravo. Gazeton, l'ho detto. La gazeto i dello sporto. Ah, yes! Oggi è lunedì. Kiu estas sur la benco? La signoro estas sulla benco. Chi è estas la signoro? Lì foriris. Allora, questa risposta implica il fatto che dove sta il Signore? Questa è una risposta che, insomma, diciamo, siccome l'ha già detto che sta sulla panchina, vuol dire che lui è uscito. Lì foriris, non sta a casa, insomma, questo può significare questo foriris. Chio restis sur la benco? Pantalono restis sulla banco. Ĉu la historio estas melancolia? Ne. Kiel oni diras ne non particolarmente o non affatto? Ne Tutte ne. troppo, non troppo, né troppo, Ne troppo. né troppo, Ma se uno né dice troppo. malmelancolia sarebbe divertente. Sì, direi di sì. Ma se, mia opinione è che la historio estas ridinda, ne estas Ridenda. melancolia. Yes. Ridenda. Kian pantalonon vi havas? Mi havas multai che tipo di Chi ha? yes, che tipo mi havas boh Mi prova a dire la colorum? Chi ha yes colore? yes mi havas La minigonna. kutime mi usas pantalonon brunan pantalonon Buono, buono, buono. scuri, brunan, ma Bruno vuol dire marrone. nigra Ti ricordi vuol che dire nera. nigra vuol dire nera?
diciamo chiaro, dire clara, magari scuro significa Malcla, chiara, yes. Malcla, Malclara i pantaloni. Malclara in pantalono in. Pantaloni, pantalo? Pantalono in, Malclara in, pantaloni scuri. Pantalono in Malclara in. Malclara, perché anche l'aggettivo deve essere concordato con il sostantivo. Ciula signoro foriris cun la pantalono? Ne, la signoro foriris sen la pantalono. Yes. Chio restis sur lì? Giaco, simila al... No, yes, Giaco, simila alla surtuto, sed malgranda, cei vesto sub la Giaco. In questo caso sarebbe Iaco è scritto, non è Giaco, non Iaco, è una G, è una io. Quindi Yes, una giacca simile Iaco. al cappotto, ma più piccola, e il vestito sotto la giacca. La anseroi iras unuope. Kiel Allora, se vi iras? ricordate, Anser ovviamente è una papera, un'oca, e vanno un'ope, sarebbe in fila indiana, cioè a uno, cioè un'ope è un distributivo, quindi una alla volta, quindi in fila indiana vanno. Kiel marsch? Se fossero andate a coppia, sarebbe detto duope, cioè a due. In questo caso uno è uno a uno, cioè infine gli anni. Kiel iras la anseroi? Lanseroi iras unuope. Yes. Kiel marshas la soldatoi? La soldatoi ancau Ne, marshas. da soldato in marcia su nuove. La soldato in Non ho marcia fatto un militare, non lo so. soldato in marcia squarope a 4 a 4. Ah, kvarope. Yes. Chiompe iras lanseroi? Chiomope, Chiomope. chiomope, chiomope, Chiomope. perché se Chiomope. chio e op, quindi devi dire chiomope iras lanseroi. In quante vanno le oche? Lanseroi iras un'ope? Yes. Ah. Chiom vuol dire quanto, quindi è un Yes. distributivo, vuoi sapere in quanti vanno, cioè a 2 a 2, a 3 a 3, a quanto vanno le oche? Vuol dire a quanto vanno? In Nel che senso che quantità? si può andare a uno, a due, a tre, a tre, a Ah, quattro, a quattro. Quindi chiomope, in quante vanno? Cioè, in italiano vedi, è difficile dire questa cosa. Diciamo, fare una domanda con un distributivo in italiano non è possibile, è molto difficile. Invece in esperanto si può dire, capisci? Si può dire chiomope iras lanseroi. vado io? L'hai capita, Giulia? Sì. Nuovamente. L'hai capita? Esatto, Sì, ho capito, ho capito. sarebbe quanto alla volta che io muovo? quanti alla volta vanno? Sì, una roba del Sì. genere. Insomma, dobbiamo usare una perifrasi, non è facilissimo in italiano. Ciula soldato i marshas duope? Ne, la soldato i marshas varope. Yes. Ciula lernanto isidas unuope en la bencoi? La lernanto i sidas duope en la bencoi?
Yes, mi opinia è che la lernanto in sidi su nuove uno sida su nuove Ah. lobenque sed antaue la lernanto in sidis du open la benqui. Andavo. Ai miei tempi eravamo 2-2 nel banco, adesso mo Yes. con la pandemia l'hanno messo una volta, con i banchi a rotelle, tutta una serie di cose. Vabbè. Ma Ciu en la locomotivo estas homoi? Se se en Ciu, la vine locomotivo sias, estas Danita, vine sias ciu. Minezias ciu. Sì, ciu. Ciu? È la locomotiva, è la Salute! locomotiva. Vine sias ciu è la locomotiva estas homoi. Ne, mi zias che la locomotivo estas homoi. Minezias Kiom da homoi estas en la Chiom locomotiva? da homoi, chiom da homoi. Chiu estas la unua homo en Unua, Giulia, è la unua homo. la unua homo en la locomotivo? La unua homo en la locomotivo estas la locomotiv estro. E qui vedete un altro suffisso estr che indica il capo. In questo caso sarebbe il conduttore della locomotiva, il capo della locomotiva, insomma. Chiu estas la unua homo en la urbo? La unua homo en la urbo estas la urbestro. Quindi il sindaco si dice urbestro. Chiu estas la urbestro en via urbo? Minezias. Non lo sai chi è il sindaco? No. Non sono interessata. Estas interesita. Interessata. Interessita. Fine estas interessita. Non sei quella che è stata interessata a questa cosa. Interessata. La urbestro in mia urbo estas virino. Ah. Sì. Dizia Ciao, si estas un uomo virino. Lo sai perché sei Urbestrino? No, ne. Yes, comprenemo, Urbestrino. urbestino. Yes. Chiu estas la estro de via clubo? Mine havas la estro de mia clubo chi o clubo quale club Ciu vi quale havas club clubon? Ciu vi come estas en unu clubo? ne mine estas en Do unu vi ne havas clubo. estro de clubo? Vi ne havas estron de clubo? Sed Se non mi già povas in diri. circo, non c'è nemmeno il capo del circo. Se non fai parte del circo, non ce l'hai il circolo, scusa. Il clubo è circolo, non un. Club, come in inglese, è un club, il tuo club. Ok. Tuo circolo, la tua compagnia, che ne so. Mi nestas in. Vine estas en clubo. Unua clubo do. No, no, perché unua? Unua vuol dire prima, il primo. Vine Minez estas en clubo. in Ricordati clubo. che l'articolo indeterminativo in esperanto non c'è, quindi non c'è bisogno di dire unu come in italiano. Vine havas clubon. Vine Minea estas vas en clubo. clubo. Ciu la estraro de via clubo estas bona? Minea vas clubo. Buone, buone, buone. Estraro significa. Estraro è
componenti del, cioè estro è il capo, estraro è il gruppo dei capi, quindi potremmo dire il consiglio direttivo del no? Estraro è, insomma, voglio dire, è l'insieme dei capi, insomma, quindi diciamo i dirigenti, ecco. Ciu ilia laboro estas contentiga? Allora, contenti vuol dire chiaramente contento è la contentezza, contentiga che fa contento, quindi il loro lavoro è diciamo qualcosa che ti accontenta. Ah, mine habas clubo. Cubon, No. bene, avas cubon, Anita. Yes, mine habas clubon, pardonu, ah, questo accusativo. Kion faras la locomotivestro? Li gvidas la locomotivon. Allora, qui c'è un'altra parola, insomma, guidi, che vuol dire appunto guidare. Allora, qui, se fate caso, il locomotivestro è il capo della locomotiva. Quindi diciamo che dentro la locomotiva ci sta solo lui, e Il la guida. macchinista. Quindi diciamo il macchinista lo Yes. possiamo considerare il capo della locomotiva, quindi quello il guidatore, esatto. Estro e gala guidando. Allora, estro estas guidanto, quindi l'uguale si dice estas. Estas. Allora, guidanza è il dirigente, sarebbe una cosa del genere, quindi è quello che dirige. In qualche maniera, diciamo, una cosa un po' diversa da capo, diciamo, è quello che conduce. Quindi effettivamente il sindaco, più che essere il capo, è il guidatore del comune, insomma, in qualche maniera, o perlomeno dovrebbe essere tale. Ciu vi estas gvidanto? Se gvidanto signifas estro, mine estas gvidanto. Subine gvidas ion, tu Yes, mi non. gvidas mian automobilon. Yes, dove estas automobilestro? Ah, automobilestrino, yes. Ah, ok. Ciu vi besonas gvidiston en granda fremda urbo? Hai bisogno di una guida? Guidisto è quello che fa di mestiere, quello che guida Ah, in una yes. grande città straniera. Qui vedete besogna, aver bisogno, fremda è straniero. Questa è la parola che significa, cioè questo è il significato di Comprenneble, fremda. comprenneble, yes. Yes. Ciu vi vidis iam la belan esperantan gvidlibron de Milano kaj la aliajn turistajn prospektojn? Mine vidis, mine sciis che Estis esperanta estis, gvidlibro yes, de Milano. mine sciis. Yes. Ciu vi scias che multaj urboj eldonis esperantajn prospektojn? Mine sciis. Allora, Io. Eldoni vuol dire, come vi ricordate, stampare. Quindi sapete che molte città hanno stampato delle guide, insomma, diciamo, delle brochure in esperanto. Negro cun eleganta columo cae ombrelo. Allora, Columo, se vi ricordate, è diciamo un altro suffisso un po' particolare. Diciamo, è il corrispettivo della preposizione ye. Si usa quando non si sa che
che suffisso utilizzare. Quindi, quando non c'è, si può mettere questo suffisso che praticamente è universale, insomma, ecco, un po' una cosa così. Quindi il collo è il collo e quindi c'è una collana, quindi la collana è un attrezzo che si mette al collo. Non si può dire colilo perché se non c'è un attrezzo che si usa per il collo, insomma, in qualche maniera. Quindi columo può indicare una collana per dire, insomma, qualcosa che va al collo, che ha a che fare. Una cosa che ha a che fare con, ecco, non so se mi sono spiegato. Quindi è un suffisso che può essere utilizzato in maniera universale, ecco. Ĉu la negro estas eleganta? Oh, yes. Mi ne credas. Li havas tu La lumo, negro kaj io le, credo. le, la negro le, Ne ha Sveston. Scusa, negro con eleganta columo cae ombrello. Buone. Si lagis scribis, mine zias. Se mi opinias che columbo Poi, sinceramente, ombrello. scusate, io questa parte la salterei a pie pari perché, insomma, è anche un po' così. Per quanto mi riguarda, offensiva verso gli Vabbè, uomini che e le posso donne di colore, fare? No, 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 no. Non la però no, prendere così, non è offensiva. è contestualizzata a quegli anni, Vabbè, poi sì, ho rimescola. capito. Adesso stiamo Quindi, facendo gli uomini di letteratura, colore quindi erano delle dobbiamo. macchie, adesso ci si No, augura. vabbè, Anita, dobbiamo anche Appositamente per imparare, dobbiamo YouTube. imparare anche a dire i termini, anche quelli che non ci piacciono in qualche maniera, per conoscere la lingua. Sì, Questo però è un ecco, modo vabbè. per capire. Allora, Mi desiras diras tio. Di Desideravo desiras fare questa. diri, di desiras diri. Mi desiras diri. Yes. Desideravo fare questa Yes. precisazione. Buone, Andiamo buone. avanti. Sì. Kio estas sur lia colo? Sur la colo estas columo. Estas sufixo kiun ni usas se ni ne havas alian uzeblan sufixon. Sed estas tre malmultaj vortoj kun la sufixo. Con la suffixo? Ok. Giulia, che sei tu? L'avevo Gianluca? detto prima, amore, quante volte Allora, come vedete, questo è un suffisso che appunto è un suffisso universale e che si usa insomma abbastanza raramente. Ci sono poche parole giustamente con questo suffisso però è utile perché certe volte quando uno non sa che cavolo deve dire, utilizza questo e risolve un problema. Jen malgranda listo de vortoi. Malvarma, malvarmumi, pro la malvarmo esti malsana. Allora, ma malvarmumi vuol dire raffreddarsi, insomma, essere freddo in qualche maniera, a causa del freddo diventare malato. Quindi noi diciamo prendere un raffreddore, quindi malvarmumi e avere il raffreddore. È un modo effettivamente, perché insomma, un conto è dire essere freddo oppure insomma aver freddo, è un conto avere il raffreddore. Raffreddore è una parola che noi utilizziamo in italiano e che indica una malattia, non uno stato, diciamo, una sensazione di temperatura. E quindi di conseguenza in esperanto, per indicare questa condizione di tra virgolette, di malattia, si usa il suffisso che altrimenti potrebbe creare confusione. Quindi malvarmumi significa avere il raffreddore. È chiara questa cosa? Yes. Yes. Vento, ventumi, fari denton, quiam Quindi estas tre. anche qui, vedete, c'è bisogno di questo suffisso perché se uno vuol dire far vento con una sola parola, deve utilizzare questo suffisso perché non è che c'è un altro sistema per dirlo, insomma.
Quiam estas tre marma vetero, pro che vi Vetero, parlo vetero, 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 Giulia. è scappata via l'accento. Vetero, porche mi fartu pli boni. Quindi, 20.000 allora io. aspetta, aspetta, Ah, aspetta, ok, vai. il vento, quindi cioè, ventoso, quando c'è un tempo molto freddo, poiché noi non ci sentiamo, a causa del quale poi noi ci sentiamo, non ci sentiamo più bene, insomma, non ci sentiamo, affinché noi non ci sentiamo bene, affinché noi non ci sentiamo più bene, insomma. Questa è la faccenda. Ricordate, farti vuol dire stare in salute, orcheni fartu, questo ovviamente c'è un congiuntivo, è una specie di, come dire, ottativo, se possiamo dirlo, se parlassimo in greco, è un auspicio affinché non ci sentiamo più bene. Yes, ok. Ventumilo, ilo, per chio la signorinoi ventumas sin dum la somero cae dum la baloi. Allora, il Ventaglio. 21.000 ovviamente il ventaglio e l'attrezzo col quale ventilo non andrebbe bene perché ventilo, se il vento, l'attrezzo che fa vento può essere, non lo so, una ventola, una d'elica, una cosa del genere. Quindi 21.000 per dire ventaglio. Vedete, questo suffisso, insomma, può essere utilizzato in molte maniere. A Maurizio, Ecco. Sì, Giuliano, perdono, dimmi. perdono. Sì. Maurizio, kion signifas do ventumi? Do kion Usare un signifas? ventaglio, perché Non è 20. ventumi, la vorto precedente, vento Ah, ventumi. ventumi è far vento, far Fari vento. venton, ok. Quindi far vento, cioè, produrre un vento. Quindi con Non qualsiasi cosa si può ventoso. fare, con, boh, non lo so, pure con un'elica si può far vento. Però Ah. fare vento con il ventaglio, cioè il ventaglio si dice 21.000, perché è l'attrezzo Yes. con cui si fa vento, insomma, è come dire. Ma se mi desiras diri vetero ventoso, mi povas diri Venta ventu. vetero, venta vetero. Ah, venta Venta vetero, vetero. Che vento vuol dire ok. vento, ventoso, vento. Venta. Duncan. Beh, usi aggettivo, no? La desinenza dell'aggettivo e ti fa Yes, 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 automaticamente. yes. E Baloi significa I balli. balli. Balli, balli. Ah, quando balla. Certo, quando ballo, durante il balli e durante l'estate, no? Ah, Le signorine, quando nelle feste da ballo vanno col ventaglio, insomma. Proxima, proximume. Mi ne scias tutte precise, quiom exempel. La monto estas Esemple, esemple, esemple. Ricordati exemple. che la desinenza è quella dell'avvento. Ok. Eh? La monto estas proximume quartcent metroin alta. Allora, proximume, anche qui è un suffisso che indica un pressappoco, all'incirca. Quindi proxima è vicino, proximume è all'incirca. Quindi all'improximume mine sias tutte precise, non so qua, chiom, non so quanto. Quindi quando io dico proximume, voglio dire all'incirca più o meno. Quindi la monto estas proximume quartcent metro in alta. Clavoi, tempo finigis. Bono, Duncan. ni havas alian fajn. Andiamo, ok, andiamo al secondo tempo, andiamo negli spogliatoi a bere il tè. Yes. Yeah. Is revido. Ciao, a Is troppo. revido. Is revido. Bene. Ah. Eccoci, allora vedo che non ci sono state sostituzioni tra il primo e il secondo tempo. Maurizio, Yes. perdono, chion
vi diras quiam vi entras Eniras, vi Eniras. tu hai detto qualcosa prima quando siamo rientrati adesso, hai detto Ienici qualcosa. tie, de nove. Eccoci Ah, ancora qui. eccoci ancora qui. Ok. Ienici tie. Ienni citie. Maurizio, proximume estas signifas no. Oni povas diri proximume au pli au malpli Yes, au comprensibile. ah yes. Ok. O forse proximume è più legato alla quantità? No, no, diciamo più o No. meno è uguale, perché anche quando tu dici più o meno, sembra la quantità ti riferisci. Giusto, sì. Duncan. Vai, Dennis. Tu mi devi stare qui? Ah, ma ciò vi volas rispondi? Ma per me, Yes, yes, por mi estas non simila. Anita, mi povas legi, kai Denis povas respondi. Se vi volas. Ah, Yes, yes. yes. mi legas, Yes, ciò mi legas. mi devas Ah, legi. pardonu. Yes. Krom tiu listo ne estas tro multaj unvortoj. Allora, Crom, vi ricordate, vuol dire oltre, quindi Ah. oltre questa lista non ci sono molte parole con un. Quindi avete visto, c'è questa cosa della columo, poi c'è diciamo, abbiamo visto il malvarmumi, raffreddarsi, il ventunilo, cioè il ventaglio, e proximume, che vuol Benissimo. dire all'incirca. Quindi fondamentalmente ce ne stanno più o meno quattro di parole con un, però magari, non lo so, uno se ne può inventare qualcun altro se vuole. Insomma, mi pare che queste siano le parole che noi possiamo utilizzare. Chiam mi revidos vin? Lundo, proxima lundo. Yes, proxima, yes. Proxima Lundon, yes. Proximan Lundon, perché è tempo, Dennis. Ah. Quindi devi metterci l'accusativo, cioè quando, proximan Lundon, che è complemento di Il tempo. soggetto è il tempo, quindi ci vuole No, l'accusativo. non c'è, non è un soggetto, in questo No. caso è un complemento di tempo. Cioè quando ci vediamo, lunedì prossimo non è un soggetto, è un complemento di tempo. Perché la frase sarebbe ni revidos nin proximan lundo, quindi London. quando, e quindi proximan lundo, praticamente tu hai semplicemente detto il compendio di tempo, ma non hai detto la frase sottostante. La frase sottostante è quando ci vediamo. Ci vediamo lunedì prossimo, ok? Yes. Ĉu vi ofte rerigardas, kiam vi iras, sur la strato? Yes. Ĉu vi Allora, ofte re rerigardas? ovviamente è iterativo, la stessa maniera come in italiano e come in tante lingue. Rigardi vuol dire guardare, rerigardi vuol dire riguardare. Quindi tu guardi un'altra volta quando vai sulla strada, cioè così capisci. Yes, mi re-rigardas Ambau. chiam mi iras sulla strato. Bene. Chiam vire Venus? Quando ritorni, revenos, cioè rivieni. Denis? Mi revenos proximan Lundon. Yes. Ĉu vi rekonas la Esperanta in vortojn kiujn vi lernis? Yes.
Yes, mi reconan, mi Buona. reconas la esperanta in vorto in kiun mi lernis. Quindi conosci, riconosci, riconosci. Chiam vi reiros heimen. Quando tornerai a casa. Che ora è? Chiam quando morgen Quando tornerai a casa? morgen Io sono. mi reiros heimen. Buone. Chiu estas en la mano de Adamson, quiam li revenas al la petrolquirilo? Di memoras, Penny? Tu Io vi essere memoras? cosa c'è nella mano la mano di Adamson estas lignon. Yeah. Beh, non c'è una esti non prevede un accusativo, Denis. Estas Il verbo essere, lignoi. è vero, Estas lignon. lignoi, lignoi. Ci sono dei pezzi di lignoi. L'accusativo non ci va dopo il verbo Non essere c'è un verbo transitivo. Cioè, e dopo le l'accusativo ci sta preposizioni. soltanto quando c'è un verbo transitivo. Se non c'è un verbo transitivo, non c'è un accusativo. Esti non è un verbo transitivo, è un verbo, diciamo, copulativo, quindi devi usare il nominativo. Quindi che è estas, la mano de Adamson, estas lignoi, ci sono i legni sulla mano di Adamson. È un soggetto, i legni. Ho capito. Ĉu mi povas legi? Yes. Lo so. Kies krono estas tio? Yes. Allora, qui vedete c'è un nuovo pronome interrogativo che appunto è di chi. E quando c'è il suffisso es, l'interrogativo è appunto è un interrogativo di chi. Quies crono estas tio? Questa è la corona di chi? Quindi la domanda è di chi è la Di corona, chi è la questa corona corona? qui? Vedete, c'è questo signore con la corona in testa che evidentemente sarà un re. La crono estas della regio. Yes. Kiu havas kronon? La regio havas cronon. Kies krono estas sur la bildo? Si è scritto dopo, Denis. La crono della La regio. crono della regio, yes. Kies cefurbo estas Stoccolma? Stoccolma? Yes, Stoccolma? Stoccolma è la capitale di qua, di chi? Stoccolma della Svedlando. Yes, della Svezia. Yes. Kies cefurbo estas London? London estas Englando Furbo. c'è furbo. Anglando, yes. Angluio, Anglando, bravo. Angland. Anglando. En quies domo vi loggias? Mi loggias en Forlì. No, No, nella una casa di domo. chi? Nella Nella casa di casa chi? è mia domo. Yes. Mia. Cae nun la instruisto vere adiauas. Then, do. Instruisto, tu povas, vi povas leghi. Allora, e adesso l'insegnante veramente dice addio, adiaus, addio vuol dire addio, addio, quindi saluta, ti congeda. Quindi veramente adesso l'insegnante si congeda. Tu vi voles leghi? Estimata signorino, fraulino, au signor, hodiaŭ vi finas la lezionojn.
eblemi povis simpati igi al vila facila lingvon kaj la belan praktikan movadon. Nun mi Ah, adiaŭas. Maurizio, Yes. simpatii. Rendere simpatica a voi, far diventare simpatica a voi la lingua facile e la bella pratica, il movimento. Nun mi adiaŭas sedanta utio, mi amas grandan peton kaj fortan desinon. Mi ne volas adiaŭi vin, mi deziras vin vidi, revidi en la esperantistaj kluboj. Vi lernis multajn vortojn, vi scias multe, tamen vi ankoraŭ ne estas perfekta esperantisto, sed espereble baldaŭ vi estos tia. Vi devas vin perfektigi, quindi diventare perfetto, paroli e la lingua, perché vi povu compreni kaj komprenigi vin, comprendere e farvi comprendere. Venudo, perché vi povu paroli e la clubo, e con ellanda e can esterlanda, i sami ideano. Quindi venite, ma in maniera tale che voi potete, possiate parlare nei circoli con stessi, diciamo, samideanoi, insomma, che hanno la stessa idea del vostro paese e dei paesi stranieri. Che corrispondono con otentotai, che ali, au aliai ge samideanoi, che leggo la esperanta in gazeto, che libro. Vi scias che originalai ca tradukitai verkoi tre multai aperis en Esperanto legunian literaturon. Kaj tiel, kiu scias vi eble, estos ano de Esperantista Akademio. Venu, porque oni instruvin pri la praktika Esperanto. Eble vi scias che la Esperantistoj havas grandajn organizaĵojn, kiuj ĉie havas personojn delegitojn por servi la anojn. Vi ricordate, ano e sono i. Membri di Membri. una determinata cosa. Ni jam ellernis la grammaticon, sed tio ne estas sufficia anstataŭ forgesi Pardonu. lerni plu. Per unu fraso, gis la plej baldaŭa revido, al più presto. Arrivederci al più presto. Baldaŭ vuol dire presto, baldaŭa diciamo la più presta, diciamo la più vicina. Rivista, diciamo. Addio, gis revido. Addio, ciao, insomma, e arrivederci. Gis revido. Questa è la conclusione dell'ultima lezione. Adesso abbiamo delle letture che adesso facciamo fare a Giuliano. Tocca a lui. Maurizio, perdono, Yes. e lerni, Sì. chion signifas? L, vi Elerni? ricordate che cosa vuol dire? Da provenienza. Da, esatto. Quindi abbiamo cominciato a conoscere, a imparare la grammatica, ma non è sufficiente questo, ovviamente. Io? Kai Dimmi, dimmi. legu nian literaturon nian. Ah, È la nostra. la La nostra. nostra. Ok. Leggete la Da. nostra letteratura. Yes, Allora, nian. qui diciamo, adesso facciamo questa lettura, la facciamo fare a Giuliano e diciamo, la prossima volta rifacciamo un po' un excursus di tutte diciamo, le 16 regole dell'Esperanto e le faremo in Esperanto e io vi prego che la prossima volta diciamo, di leggervi un po' la grammatica, un po' tutte le cose, magari rileggere un po' il libretto qui. In maniera tale da essere pronti a fare una vera e propria conversazione in esperanto. E non sarà facile, certamente. Comunque, in questa settimana cercate di concentrarvi. Ogni volta che fate un pensiero o dite una frase, poi dopo che l'avete detta, pensatela in esperanto, riditela in esperanto, in maniera che poi alla fine anche il linguaggio quotidiano diventi esperantista. E questo farà in modo che possiate non solo utilizzarla, ma anche godervela in qualche modo, perché questo è insomma, è un piacevole passatempo, quello di cimentarsi diciamo, in questo utilizzo logico, perché come avete visto, l'esperanto è un po' problematico, diciamo, rispetto all'italiano, perché noi siamo abituati a usare molte espressioni, a dire un sacco di cose, però le diciamo così un po' senza sapere, tutto sommato, senza pensare.
a qual è la logica che sta dietro le cose che diciamo. Purtroppo in esperanto questo non è possibile, bisogna per forza di cose pensare logicamente. E quindi quando diciamo una frase dobbiamo sapere se questa frase c'è un verbo transitivo, se ce l'ha in transitivo, se c'è un complemento di tempo, se c'è un complemento di modo, se c'è un moto al luogo, se c'è insomma, se c'è un predicativo dell'oggetto, insomma, bisogna fare attenzione a quel che si dice e pensare logicamente. E questo è un esercizio anche per la mente molto importante, perché ci Grazie. chiarisce anche le idee. E quindi adesso smetto di, diciamo, di continuare a parlare e invito Giuliano a fare la lettura finale. Giuliano, cerca di farla in maniera fluente, da vero esperantista, vediamo come te la cavi in questo legajo che adesso andrai a fare. Yes, mi estas forta. Bene, inizia. Moderna fabelo pri la eta birdo cae la arbeto. Se vi Foie et ab... ricordate, et è il No. suffisso diminutivo. Quindi la favola moderna del piccolo uccello e dell'arboscello, arbusto, diciamo, ecco. Piccolo albero. Foie et abirdo, malgranda birdo, tre enuis cae flugis al arbeto. La et abirdo diris all'arbeto: Car arbeto, lulu min, Ah, unue... pardon, kion Vai. signifas? Yes. Ne, lulu min, kion signifas Allora, lulu? enuis, questo l'avete capito che vuol Yes, dire? annoiarsi. Esatto. Ne? Yes. Enuis cae flugis al arbeto, quindi è volato sull'albero, quindi Yes. piccolo. Carare, lulumin. Allora, la voleva essere, credo, lulu vuol dire cullare, credo, però possiamo vedere Ah. il vocabolario, vuole essere cullato il nostro, adesso vediamo subito. La legajo estas compre nebla, sed Yeah. gi sed gi sed Sì, vuol dire proprio cullare, ninnare, far dondolare, addormentare, Yes. cullare. Sed quelcai vortoi Ne estas mi comprenebla? donas ne estas multe comprenebla. Comprenebla. Vortoi comprenebla i. Vortoi se Comprenebla, spazio. yes. Yes. Do mi se mi po se mi povus mi demandus demandi se mi Demandus, povus yes. Se potessi domanderei. Yes, yes. comprenebbe videvas demandi. Dankon. Yes. Unue Cara, mi arbeto, lulumin, allora cullami. Buono. yes. Unue mi estas arbeta Ah, mors. unue, Unue, Giuliano, Qui che fai? Mi rimandi o mi bocci per questa cosa? Unue mi estas arbeta mosto. Respondis la arbeto. Due, mi nun ne havas oficiala Yeah. in horo in kai trie mi absolute ne havas humoron lulibin. Bi sen signifa birdeto. La Allora, per prima cosa io sono sua eccellenza l'arbescio. pensa. Per seconda cosa non ho, diciamo, non ho orari di lavoro. E per terza cosa, non ho nessuna voglia di cullarti a te che sei un uccellino privo di Insignificante. significato. Yes. La eta birdo
tre malgagigis, malgagigi, No, no, malgaigi, Malgaigis. ok, Allora, Aeta Birdo, Gaia che tre vuol mag... dire? Gaia che vuol dire? Felice. Felice. Malgaia vuol dire? Triste. Infelice. Malgai vuol dire essere infelici. Malgaigis vuol dire diventare infelici. Quindi se ci è rimasto male, diciamo Malgaigis. Laeta Birdo tre malgaigis, foriris, giiris, iradis, fine gi recontis beston. Rencontis beston. La besto havis barbon cae gi diris, mec, mec, me, me, ok. Tiu ci besto estis la capro. E vabbè, anche qui noi italiani lo capiamo subito che cos'è la capra. Laeta Birdo diris, capro, mangiu l'arbeton. Sed la capro ne volis mangi l'arbeton, cae tial l'arbeton ne lulis laetan birdon. De nove iris iradis laeta birdo. De Nun nuovo circa... ovviamente un'altra volta. Nuovamente. Nun gi recontis grandam beston en l'arbaro. La besto havis forta indentoin, cae gi similis al un hundo. Similis. Similis. Similis al hundo. Sed estis pli forta o la hundo. Tiu besto estis la lupo. E anche qui noi italiani andiamo lisci. Lupo, disciru la capron. Allora, vi ricordate, sciri vuol dire sbranare, insomma, di Strappare. strappare. Disciri ovviamente vuol dire strappare in pezzi da tutte le parti, quindi falla a pezzi, ecco, in qualche maniera. Pardonon, mia cara, diris la lupo, vi estas tro dictatora, hodiaŭ. Eble mi volonte mangius vin, sed vi estas tro malgranda. Estos plei bone se vi foriris. Allora, volonte, chiaramente volentieri, ti mangerei volentieri, ma sei troppo piccola e quindi sarebbe meglio se te ne andassi. La lupo ne volis disciri la capron. La capron ne volis mangi l'arbeton, cae l'arbeto ja ne lulis laetan birdon. De nove iris iradis laeta malgaia birdo. Foje gi recontis automobilon. Gentile gi diris all'automobilo, Allora, cara foie, pomodora. come vedete, foie è come ia, cioè una volta, quindi a volte incontrava un'automobile e quindi diceva all'automobile. Cara, buonodora, benzina apparato. Ectimigula lupon. Allora, L'automobilo. vi ricordate, timi vuol dire temere, timighi far temere, ectimighi Spaventa. spaventare, esattamente. Dare. L'automobilo havis alian diretton. Gine. Direzione, l'automobile aveva un'altra direzione. Gine volis ectimigi la lupon. La lupo ne volis disciri la capron, la capro ne volis mangi l'arbeton, cae l'arbeto ne volis luli laetam birdon. Laeta birdo estis tute melancolia. Gi iris, iradis, fine gi recontis fairon. Fairo, bruligu l'automobilon. Certe vi credas che mi estas frenesa? No, che mi estas frenesa. L'automobilo estas asecurita. Vane mi ne laboras, respondi la fairo.
Respondis la fairo. Respondis la fairo. La Allora, fairo ne voglio. certamente voi pensa, tu pensi che io sono matto, Frenesa è matto, l'automobile è assicurata e io non lavoro a vuoto, quindi non gli metto fuoco, diciamo, rispose il fuoco. La fairo ne volis bruligi l'automobilon, l'automobilon ne volis ectimigi la lupo ne volis disciri la capro ne volis mangi la arbeton cai la arbeto, ia ne volis luli la etan birton. Allora, IA, vi ricordate, è un rafforzativo, quindi Yes. certamente l'alberello non volle oculare l'uccelletto. Iris iradis plore laeta birdo, foie gire contis aquon. Aquo mi. Allora, plore vuol dire piangendo, in lacrime sarebbe. Plori vuol Ah, dire piangere, yes. plori in lacrime. Aquo mi petas vin, estingu, malbruligu, la fairon. Mi ne Estingue, havas ovviamente. te. Estingui vuol dire appunto spegnere, perché ovviamente brulighi vuol dire far bruciare, quindi malbrulighi, quindi non far bruciare. Mi ne havas tempon, mia cara, diris milde l'aquo hodiau mi havas. Annaggia, qui non ci leggo, c'è una scritta. Denis, vai tu, dai, finisci tu la. Odiavo, no, odiavo, mi havas tre multe da lavoro. Non, quindi, mi No. dire tranquillamente, l'acqua risposta tranquillamente. Odiavo, mi Ah, havas tre milde. multe Le da multe da lavoro. lavoro. Non mi deva siri al contraua col alcohola consido. Contraua alcohola consido. Quindi sarebbe insomma, la riunione contro l'alcolismo. Vai, vai, Davis, vai, le leggi tu adesso. Eble morgaŭ. Gis revido, mia cara, gis revido. L'acquo ne volis estingi la fairon. La fairon ne volis bruligi la automobilon. La automobilo ne volis ectimigi la lupon. La lupo ne volis disciri la capron. La capro ne volis mangi l'arbeton, cai la arbeto ia ne lulis la etan birdon. Iris iradis malgaie la eta birdo. Foie gire incontis bank directorum. Pre estimata signoro, banc direttore, patro della malriciului, trinku la aquon. Quindi vedete che il direttore di banca è il padre dei poveri. Quindi è quello che produce poveri sostanzialmente. Yes, In questo yes. senso, vedi, anche questo Cilaci l'aveva capita bene. In linea con OPPP. Sì. Aquon, absolute ne, mi estas tre occupita. Tu vi comprenas, kio estas fai filo? Nu, fai filo estas grava obiecto, per kio oni faifas? La Faifas, fai... perché non è sillaba, è Faifas, io. faifas, yes. Kion significas faifi? Allora, fai filo dovrebbe essere un incartamento. Comunque lo vediamo subito, perché onestamente non Ne, potrei. ne, 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 da Urighi, da Cos'è? Urighi. Che cosa? No, Kion? lo possiamo Denis. vedere subito. Lo vediamo subito, un Ne, attimo solo. ne, mi volis, mi volas fini. Aspetta, Fischiare. mi desiras fini. Ah, fai, è vero, un fischietto, un fischietto.
fai vuol dire fischiare, fai file un fischietto. Sì. La fai filo, havas grava in parto in. Te grava parto della. Fai filo, estas la truo. La truo vuol dire alla francese, viene dalla Francia, questa cosa è buco, c'è un buco, il fischietto c'è un buco, eh. Truo è un buco. Grava parto. Nu, mi nun organizas la fa, fai fil truo exporton al ottentotlando. Quindi adesso lui esporta, cioè organizza l'esportazione di buchi da fischietto nel paese degli italiani. Mi ne havas tempon bedaurinde. Allora, bedauri vuol dire dispiacere, bedaurinde purtroppo, quindi degno di dispiacere. Cai mi tre malofte trincas aquon, prefere ciampanon. Quindi questo si nutre di champagne, l'acqua non la beve. Ciu vi ne havas alian aferon? Gis revido, signoro. Eble alian foion. Un'altra volta. La bank direttoro ne volis trinki la aquon. La aquo ne volis estingi la fajron. La fajro ne volis bruligi la automobilon. La automobilo ne volis timigi la lupon. La lupo ne volis disŝiri la capron. La capro ne volis mangi la arbeton. Kaj la arbeto ne lulis la etan birdon. Iris iradis senespere, la eta birdo. Se ne spera disperatamente, Senza. Senespere, la eta birdo. senza sperare, quindi disperatamente. Fine gi rencontis tra belan, modernan, simpatian, maldican e iunan signorinon. Belega signorino, mi petas vin. Chi su la bank directorum? Ciu li estas bela? Ne, li estas malbella. Ciu li estas iuna? Ne, li estas maljuna. Ciu li havas longain haroin? Li absolute ne havas haroin. Ciu li estas riĉa? Jes, li estas riĉega. Riĉa? O bone, mi kissos lin. Curis la eleganta signorino, kissis la bank directoron. Curis la bank directoro por trinki la aquon. Curis la aquo por estingi la fajron. Curis la fajro por bruligi la automobilon. Curis la automobilo por timigi la lupon. Curis la lupo por disciri la capro, curis la capro por mangi l'arbeton, cae la arbeto ja lulis la etam birdon. Se la bank directoro ne estus ricia, mia fabello daurus pli longe. Quindi, se il direttore di banca non era ricco, la favola sarebbe durata chissà quanto. Qui c'è una poesia originale di Zamenhof, che vedete qui ci sono una serie di elisioni che si usano in poesia, insomma, per renderla più facilmente leggibile o per renderla in versi, diciamo. O mia cor, ne batum al tranquille, il mio brusto non ne saltu for. Iam temi, teni minne povas mi facile, o mia cor. O mia cor post longa laborado, ciu mine venco sen decida or, suffice tranquilligiu del batado, o mia cor. Quindi o mio cuore non battere in maniera, diciamo, angosciosa,
nel mio petto, non saltare fuori dal mio petto. Tienimi, diciamo, tenermi non è facile per me. Mio cuore, dopo una lunga fatica, vincerò nell'ora decisiva. Basta, mettiti tranquillo della battaglia, o mio cuore. Questo è il poemino finale, diciamo, che sta in questo libretto. Oh. Allora. È la Anita. canzona, come si chiama? Di Diras. No, perché la pendola, diciamo, dentro Cielo il Nidiras, salotto c'è la pendola. la campana suona. Sì. Vabbè, insomma, abbiamo finito il librettino, abbiamo fatto tutto Yeah. quanto. Diciamo le caratteristiche grammaticali dell'esperanto le abbiamo lette, credo le abbiamo capite. Ora si tratta di fissarle, di studiarle. E dalla prossima volta, se siete d'accordo, io farei la prossima, che Yes. parliamo sull'esperanto e cerchiamo Yes. di dire, insomma, di esprimere tutte le nostre, tutto quello che pensiamo, diciamo, in esperanto. E se non conosciamo qualche parola, ce la vediamo su vocabolario e ce la vediamo insieme, insomma, in qualche modo. Va bene? Yes. Yes, tre Duncan. Giuliano, ti sei perso? Che è successo? Dove sei? No, 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 ci sono, ci sono. Oh. Sono qui, sono tutto orecchie, anche se sotto Ah. i capelli. E sono preoccupato per la prossima settimana, perché fin quando c'è da leggere mi salvo. Dopo, perché se vedo scritto capisco, ma se sento non capisco niente. Quindi. Niente, devi ripigliare tutta sta cosa, te la rileggi da capo, te la impari bene. Comunque vi pregherei di rileggervi su internet, ci stanno le 16 regole dell'esperanto, Yes. ve le rileggete in esperanto, così da memorizzarle in qualche maniera, ricordarle per bene e poi così andiamo di utilizzate. Poi ricordatevi sempre che con i suffissi, i prefissi, eccetera, si possono fare parole, si possono cambiare, si può aggiustare, si può fare un sacco di cose in esperanto. L'unica cosa è ricordare sempre la costruzione della sintattica del periodo, per cui ricordatevi sempre chi è il soggetto, chi è il predicato, chi è il complemento. Se c'è un complemento diretto, di tempo o di luogo, bisogna metterci l'accusativo, ricordarsi di usare le desinenze e per gli avverbi, a per gli aggettivi o per i sostantivi, e ricordarsi di metterci il singolare, il plurale, il femminile, il maschile, compagnia bella, con tutte le varie faccende che ci stanno. Mi rendo conto che non è facilissimo, No, però insomma, in qualche mica. maniera ce la facciamo. Tu, Giuliano, sei preoccupato? Ti faccio No, parlare no, no, solo in no. esperanto per Restas faceva la pelle. restas uno a minuto. Estas. Ah, un minuto. Va bene. Va Ci bene. Allora, sentito siamo Lundo. arrivati in fondo, ragazzi. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte, Buonanotte. Duncan. Ciao, Duncan buonanotte. assiui. Dai, multa gli bella ina Anche. feroi. Ciao. Yes. Esagerato. Complimenti per la trasmissione. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Saluto.